palla, vabbè, poi Inter che si riversa nella metà campo. Vanno sul destro, carica un buon destro, finta, contro finta, si accentra, ancora un'altra finta, ancora in mezzo al pallone. Mercoledì 22 settembre 2010, quarta giornata del campionato di Serie A. Davanti a 61.000 spettatori, l'Inter scende in campo con Julio Cesar, Maicon, Lucio, Samuel e Kivu in difesa. Stankovic e Cambiasso a formare la diga di centrocampo con Pandev, Snyder e Eto'o in appoggio all'unica punta Diego Milito. Arbitra il signor Mazzoleni. Tutto è pronto per l'avvio di questa importante gara dell'Internazionale in questa partita notturna di mercoledì, ma Bari, che subito in avvio, crea il primo grande pericolo della partita. Dopo una serie di scambi molto efficaci a centrocampo, la palla termina sulle piedi di Kutuzov, che la mette in mezzo, arriva al Miron da dietro e guardate che portentoso destro che scarica il centrocampista argentino con la palla che termina clamorosamente sul palo a Julio Cesar battuto. L'Inter non si scalfisce, anzi l'Inter va in avanti. Snyder, palla al piede, lo scambio con Eto'o, il tiro da parte di Wesley Snyder, la palla che termina di poco sopra la traversa. L'Inter che ancora si ripropone in avanti, lo fa sulla sinistra con la scheggia. Samuel Eto'o che mette in mezzo di testa Diego Alberto Milito, il gol da parte dell'Internazionale che si porta così in vantaggio. Il grande movimento da parte di Eto'o che entra in area di rigore, l'ottima pennellata in mezzo nonostante la trattenuta. Diego Milito di testa riesce a mettere la palla sotto la traversa e in un ideale abbraccio saluta così tutti i tifosi dell'Inter presenti allo stadio. Ancora Inter, sempre Inter, Eto'o dalla sinistra, la palla in mezzo e clamorosamente nessuno riesce a intervenire su questo bellissimo cross da parte di Samuel Eto'o. Samuel Eto'o che saluta tutti i tifosi, grande clima. Benitez sta per far entrare Ivan Ramiro Cordova ed è costretto ad uscire Walter Samuel, leggermente infortunato. Cambio nell'Inter, inizia il secondo tempo con l'Inter in vantaggio per 1-0 e Inter subito una ripresa a farsi pericolosa con Snyder, palla in mezzo e il tocco di mano clamoroso, netto da parte di Magello. Il calcio di rigore indiscutibile per quanto riguarda l'Inter, in favore dell'Inter, il calcio di rigore che verrà battuto da Samuel Eto'o, il tiro del camerunese, palla da una parte, Gille dall'altra, Inter 2, Bari 0. Eto'o che esulta insieme all'amico Marco Materazzi per questo gol del 2-0, Inter che mette in cascina praticamente i tre punti di questa importante partita. Il Bari non vuole stare solamente a guardare, tenta qualche sortita in avanti, lo fa anche con questa azione al limite dell'aria, viziata probabilmente da un tocco di braccio proprio dello stesso giocatore barese Ghezzal. La palla però non riesce a impensierire più di tanto le retroguardie dell'Inter. Inter che si riporta in avanti e Inter che subisce, anzi difesa del Bari che subisce il calcio di rigore per questo intervento di Pulzetti su Lucio. Il calcio di rigore netto, batte Samuel Eto'o, il tiro e anche questa volta palla dalla parte, Gillet dall'altra. 2-3-0 per l'Inter, la tripletta dell'Internazionale con la personalissima doppietta di Samuel Eto'o su calcio di rigore, entrambi le reti. Ancora una volta l'esultanza insieme all'amico Marco Materazzi. Bari che si riporta in avanti, prova questo tiro dalla distanza con Julio Cesar che devia in calcio d'angolo, l'ottimo tiro da sinistra ma di Parisi. Ma per Julio Cesar non ci sono problemi, anzi Inter ancora in avanti, ancora Diego Milito, entra in area di rigore, il tiro di Diego Alberto Milito, il gol che sancisce definitivamente il risultato di questa partita sul 4-0. Grande Inter che chiude il quarto turno, questo turno serale, da prima della classe con 10 punti. Inter Bari 4-0. Destro, carica un buon destro, contropinta, si accentra, ancora un'altra finta, ancora in mezzo al pallone.